Una Super Akragas supera l'Orlandina a capo d'Orlando e consolida il proprio secondo posto in classifica, rimane a 3 punti dalla Savoia capolista. Ottime notizie in campo, quest'oggi in questa puntata di Osservatorio Sportivo faremo un ampio approfondimento appunto su tutto quello che riguarda questa splendida Serie D, questo splendido girone I. Parleremo anche di tutto quello che è successo attorno al campo, cercheremo di informare su tutta la polemica sorta in una sorta di triangolo tra Silvio Alessi, l'Akragas, sindaco Marco Zambuto e Città di Agrigento con un'importante notizia. Proprio il Città di Agrigento intende gettare acqua sul fuoco rinunciando ufficialmente allo stadio Esseneto. Ci spiegherà le ragioni anche il presidente Giuseppe Grado, che questa sera è in studio con noi. Buonasera presidente. Abbiamo anche Andrea Zelletta, portiere dell'Akragas. Buonasera Andrea. E Luca Stagnito torna con noi, ospite graditissimo, giocatore del Castel Termini. Ciao Andrea, ciao Luca. Buonasera. E salutiamo anche Davide Saian, collega giornalista della sua postazione. Buonasera, buonasera. Inoltre vi consiglio di seguirci e restare con noi perché avremo un'intervista telefonica, ci collegheremo telefonicamente con Giuseppe Gambino, parlando con lui appunto attorno al caso che è scoppiato attorno a lui in questa settimana, quindi con notizie di mercato. Con il nostro amico Luca Stagnito parleremo anche di quello che è successo a Castel Termini con una partita sospesa in prima categoria. Anzitutto direi appunto di leggere i risultati della Serie D e le classifiche tramite l'ausilio della regia. Abbiamo avuto un Savoia che quindi ha vinto la 10ª partita su 11 a Battipaglia, quindi battendo la Battipagliese per 1-0. Il Città di Messina ha pareggiato in casa per 1-1 contro il Due Torri, mentre il Comprensorio Montalto ha pareggiato con lo stesso risultato contro il Pomigliano. Noto Agropoli 1-0, Nuova Gioiese e Torrecuso 1-0, grande vittoria dell'Akragas a Capodorlando per 4-1, poi Ragusa al Cavese 3-5, Vibonese in Terreggio 1-1. Licata vince per la prima volta in questo campionato contro il Rende per 1-0. La classifica vede il Savoia al comando solitario con 30 punti, segue l'Akragas a 27, staccata di 4 lunghezze la Cavese a 23, Nuova Gioiese 21, Comprensorio Montalto 19, Torrecuso 18, Noto 17, Interreggio e Battipagliese 16, Orlandina e Due Torri 15, Agropoli 13, Pomigliano e Città di Messina 12, più staccata il Rende, Ragusa e Licata a quota 5 punti, mentre la Vibonese è la nuova ultima in classifica di questo girone I a quota 4 punti. Abbiamo chiesto anche al presidente Silvio Alessi di essere questa sera con noi in studio per poter parlare sia di calcio sia di tutto quello che è successo attorno. Il presidente continua a tenere la linea e voler mantenere il riservo, un silenzio stampa almeno per un'altra settimana, il suo silenzio personale dopo il lutto che l'ha coinvolto pochissime settimane fa con la morte del fratello Giovanni. Anzitutto direi di adesso dare spazio al campo vedendo subito i gol e la partita tra Orlandina ed Akragas con la sintesi. A Capodorlando l'Akragas fa segnare la 9ª vittoria in 11 gare, la 6ª consecutiva, raggiunge quota 20 reti e mantiene la seconda difesa meno battuta del campionato. Esclusione eccellente contro l'Orlandina, fuori Bonaffini, il giocatore feticcio di Rigoli, avanzato Parisi come a Reggio Calabria. Giuffrida preferito ad Aprile davanti alla difesa, Assarita torna dal primo minuto, sostituendo l'infortunato Chiavaro. Non passano 7 minuti che l'Akragas è già avanti, Pellegrino scodella dopo un'uscita di Pandolfo, imperioso stacco di testa di Andrea Saraniti che rompe il digiuno che durava da quasi un mese, esattamente dalla trasferta di Agropoli. Ancora un inizio di grande intensità per l'Akragas che rispetto al match contro il Licata tiene però i ritmi alti, gestendo il pallone e tentando di sfibrare le maglie avversarie, ma al 43esimo Concimano svetta perentorio in area di rigore e mette in rete il pareggio. Si va al riposo sull'1-1, tutto da rifare quindi per Rigoli e i suoi. L'Akragas rientra con gli stessi 11 e ancora una volta comincia a razzo. 54esimo minuto, sponda di Saraniti e rete di Pellegrino, ancora a segno con una rete pesantissima che varrà i 3 punti finali. Al Cicino Micale si alza il preludio di una tempesta, con vento alto e pioggia che condizionano il match.
65esimo. Parisi si incunea tra le maglie avversarie, delizioso poi il filtrante di sinistro per Asensio che segna il gol dell'1-3. Il 7 agragantino va ad esultare insieme alla folta rappresentanza di tifosi giunti da Agrigento. Ma non finisce qui. Saraniti suggella la sua straordinaria prestazione con un colpo di tacco su calcio d'angolo tagliato di Arena, da vedere e rivedere la perla del centravanti biancazzurro alla Roberto Mancini che chiude definitivamente i conti. Girandola di cambi con Arena, Saraniti e Parisi sostituiti da Savanarola, Costa e Leanza. Ma finisce qui, l'Akragas vola a quota 27 punti e il sogno adesso si chiama possibilità. E quindi Davide, io direi di aprire proprio con la chiusura del servizio. Il sogno si chiama possibilità. Sì, una possibilità che adesso dopo i 3 punti di Capodorlando sono sempre più concreta. Sicuramente il Savoia sta facendo il suo campionato, l'Akragas non perde un colpo, bisognerà vedere questo duello a distanza come finirà. Magari lo scontro diretto sarà decisivo. Andrea Zelletta, una partita non solo impegnativa da un punto di vista tattico, ma anche con gli agenti atmosferici che ce l'hanno messa, hanno messo il proprio, diciamo, per rendere le condizioni ancora più avverse, ma l'Akragas è uscita alla grande. Sì, no, è stata comunque una partita difficile, dopo aver subito anche il pareggio forse all'ultimo minuto del primo tempo, siamo riusciti a scendere in campo nel secondo tempo più convinti e più compatti che nel primo e abbiamo portato questa vittoria a casa che era fondamentale per il proseguo del campionato. Tu ti aspettavi fino a quantomeno a questo punto, nonostante le più rosee aspettative iniziali, di trovarsi veramente così in alto in classifica e con questa solidità? Beh, di certo è una soddisfazione stare lì secondo in classifica a 3 punti dal Savoia. Però comunque giornata dopo giornata noi abbiamo capito la nostra forza e comunque non ci sorprende che siamo lì dietro al Savoia perché, ripeto, giornata dopo giornata abbiamo dimostrato la nostra forza sul campo vincendo partita dopo partita e siamo arrivati alla sesta partita, alla sesta vittoria consecutiva che è un traguardo importante. Savoia fino a questo punto, Davide, forse comincia a mostrare un po' i lati, tra l'altro in settimana anche la ricordiamo vicenda la vicenda con l'arresto del presidente Lazzaro Luce del Savoia che rischiava anche un po' di scombinare le carte. Soprattutto una vittoria del Savoia che, come vedremo successivamente, è arrivata tra le polemiche. Sono stati 3 gli episodi dubbi in favore della Batti Pagliese con 3 rigori negati. Il più netto forse sul finale di partita dove appunto si è scatenato un putiferio in campo. Ma io direi di accendere anche la luce su quello che è un meraviglioso gesto tecnico di Andrea Saraniti, il suo gol del 4-1 finale, tra l'altro a suggello della sua doppietta, l'abbiamo paragonato a quello di Roberto Mancini contro la Lazio. Caracciolo. Lui sì, sempre a Caracciolo, anche con un sms ha detto gran gol alla Caracciolo di Andrea Saraniti e qui vediamo il gol di Roberto Mancini che sicuramente forse uno dei più belli visti un in gol Serie A fotocopia negli ultimi anni. La posizione era abbastanza simile, sì. La dinamica balistica forse è differente più con basso, il pallone che sì. Si è infilato sul secondo palo, ma questo è un gran gesto atletico di Saraniti, lo rivediamo, anticipa. Dimostra, sì, appunto tutte le sue abilità tecniche oltre che tattiche di questo giocatore. Andrea, provate spesso situazioni da calcio da fermo, l'Akragas è forse una delle squadre più pericolose in questo campionato proprio dai calci da fermo. Sì, comunque il mister il venerdì, il sabato ha solitamente il vizio di farci provare palle inattive e comunque questo è uno schema provato e riprovato, certo, certamente un colpo di tacco non si prova, certo. Viene spontaneamente e comunque sono contento per Andrea per questo grande gol che ha fatto. E comunque sì, le palle native sono un nostro punto di forza e speriamo continuiamo così per il proseguo del campionato, visto che comunque per le squadre avversarie ogni nostra palla native è un pericolo per loro. Andrea, tu hai già militato nel campionato di Serie D, se non sbaglio, per 2 stagioni, in una hai fatto 29 presenze, in un'altra 10, l'anno scorso eri in Serie C2, se non sbaglio. Sì. Che squadra, che organico stai trovando rispetto a quelli nei quali già hai militato? Tu intravedi in questo gruppo la possibilità concreta di poter fare il salto di categoria finale? Beh, certamente questo, diciamo, è il quarto anno che gioco in una prima squadra. Questa squadra è una delle migliori in cui mi trovo. Anche se l'anno scorso sono stato in C2, quest'anno la squadra non è da meno secondo me, anzi abbiamo in squadra Giuffrida che l'anno scorso era con me,
alla Lamezia, quindi secondo me questa è una delle migliori squadre in cui io sono stato e speriamo andiamo lontano in questo campionato. Presidente Grado, lei anche prima della trasmissione mi diceva noi sì, al di là di tutto ricordiamoci che anche noi siamo tifosi dell'Acregas, rimanendo prima di aprire la parentesi appunto che vi riguarda su un ambito prettamente sportivo, si aspettava un'Acregas così competitiva fino a questo punto in Serie D? Me l'aspettavo, non lo so, nel senso che a me fa tanto piacere che l'Acregas vada in alto e continui a mettere successo dopo successo, perché come ho sempre ripetuto, noi siamo tifosi dell'Acregas e quando possiamo seguiamo l'Acregas, quindi speriamo del buon esito finale. Il carissimo Luca, prima di vedere la sintesi che tra Batti Pagliese e Savoia, l'abbiamo già avuto ospite in studio nella nostra prima puntata in cui ci fece una promessa, quest'anno non avrebbe avuto cartellini rossi, la settimana dopo è stato espulso. Come lo commentiamo, Luca? No, vabbè, è capitato, ha preso solo un'espulsione, adesso non ha preso nemmeno un'ammonizione. Andremo a controllare. Speriamo che quest'anno vada sempre così. Speriamo, intanto Casaltermini, intanto al di là della vicenda che è capitata veramente fuori dall'ordinario, domenica che più tardi andremo ad analizzare, sta facendo un ottimo campionato anche con il tuo ausilio non solo in campo ma fuori, ti stai apprestando per la prima volta proprio da vice allenatore, possiamo dire. Sì, da vice allenatore, devo ringraziare Mauro per questo, mi ha dato questa possibilità, però lascio tutto il merito a lui, il merito è suo, è normale che lui che è l'allenatore, io poi alla fine dentro il campo faccio il giocatore. Sì, stiamo facendo un buon campionato, ci ritroviamo lì nelle posizioni alte della classifica, poi più tardi, come dicevi tu, racconteremo quello che è successo ieri, perché in 20 anni di calcio non ho mai visto, non ho mai assistito a quello che è successo ieri, credimi. Ci arriveremo insieme a tantissimo altro materiale che andremo a sviscerare, primo tra i quali appunto la sintesi tra Batti Pagliese e Savoia. Prego la regia. Clima arroventato a Batti Paia nell'attesissimo match tra Batti Pagliese e Savoia. La capolista orfana di De Liguori schiera un 4-2-3-1 con Meloni unica punta. Dall'altra parte temutissimo Olcese, capocannoniere del torneo e protagonista assoluto delle ultime partite del girone. E Manzo, capitano dei padroni di casa, a rendersi subito pericoloso con un colpo di testa, facile preda di Maiellaro. Passa qualche minuto e il Savoia si affaccia con Tiscione che mette un traversone sul quale si avventa Meloni, ma la retroguardia riesce a sventare a fatica la minaccia. 29esimo minuto, fallo laterale profondo, buco tra le maglie gialle ed Esposito piazza la zampata. Gol dell'1-0 ospite, gara che si mette in salita per la Batti Pagliese. Netta la negligenza della difesa con l'11 di Torre Annunziata, abile ad approfittarne. Sul finale del primo tempo arriva il primo criticatissimo episodio. Il tiro sporcato di Manzo provoca ben 2 ostruzioni in area di rigore, ma secondo il direttore di gara non tali da costituire la massima punizione. Nella ripresa la Batti Pagliese alza il baricentro, ma l'episodio più criticato sopraggiunge con Olcese, che viene atterrato così in area di rigore. L'arbitro Massimo di Termoli sembra deciso verso il dischetto, ma alla fine lascia proseguire, ammonendo pure D'Avanzo per proteste. Gli animi si surriscaldano anche in panchina e Massimo allontana un dirigente di casa. Il Savoia si mangia il raddoppio con Del Sorbo, con il neo entrato che non riesce a chiudere il match. E allora rimane spazio per le ultime speranze dei padroni di casa, che allo scadere sciupano incredibilmente la più ghiotta delle palle gol. Finisce qui in un mare di fischi e di polemiche. Il Savoia rimane in testa a quota 30 punti. Tra l'altro sfiorata dopo a fine partita anche la rissa, tra l'altro anche i giornalisti di Torre Annunziata hanno segnalato presunte aggressioni nei loro confronti, verbali e quasi addirittura fisiche. Al di là di tutto, restando sul campo, Andrea, ti rammaricavi anche vedendo le occasioni, non solo sui calci di rigore molto contestati e non concessi, ma anche su quello che avrebbe potuto fare in più la Batti Pagliese, o quantomeno quanto ha rischiato il Savoia. Sì, beh, comunque dalle immagini si vede che è stata una partita dove ha dominato la Batti Pagliese, però comunque a noi non ci interessa quello che fa il Savoia, noi dobbiamo guardare il nostro cammino e quello che fa il Savoia è una cosa secondaria, noi dobbiamo vincere e basta, poi tutto quel che viene è sempre positivo. A proposito di Acregas, Pino Rigoli non smette mai di sorprendere, riesce veramente ad avere un trasformismo
Di solito, al di là di qualsiasi sviolinata che si possa fare, effettivamente ha accompagnato dei risultati. Questa giornata, Davide, una scelta tecnica ha particolarmente destato clamore. Sì, la scelta di mettere lì davanti nel tridente Parisi e non Bonaffini. C'è da capire se è stata una scelta tecnica o semplicemente legata alla non perfetta forma di Bonaffini, anzi non all'eccellente forma di Bonaffini che ci aveva abituato a partite ben diverse. Di sicuro la scelta ha pagato, come finora non ne ha sbagliata uno a Pino Rigoli, e quindi il trasformismo tattico dell'Acragas sicuramente è un'arma in più quest'anno. Andrea, Rigoli vi comunica la formazione subito prima di entrare in campo, forse ve la dà anche un po' prima, qualche ora prima? No, prima di entrare in campo. Comunque non è la prima volta che Parisi giochi in avanti, è stata forse la seconda volta, perché ha giocato già da Agropoli, anzi la terza, perché anche contro Reggio Calabria, Interreggio. Sì, sì. Quindi non è stato un cambio, forse ha giocato Assenzio a centrocampo anziché Bonaffini, quindi Parisi è già la terza volta che lo vediamo in avanti. Però sorprendeva appunto soprattutto la scelta di Bonaffini, dato che era un uomo chiave, si può dire, di Pino Rigoli anche nell'esperienza. Beh, credo continui ad esserlo al di là di tutto, però certo, effettivamente sorprende, perché l'abbiamo definito un po' un giocatore feticcio di Rigoli, nel senso che viene quasi utilizzato con una continuità mostruosa, anche perché dà delle garanzie tattiche forse uniche. Sì, comunque un giocatore importante per la nostra squadra, ma ripeto, noi abbiamo una rosa importante e il mister tende a specificarci sempre che quando gioca uno, gioca l'altro, lui non deve perdere, non deve guadagnare niente. Siamo tutti giocatori sullo stesso livello, quindi diciamo che in questo campionato il nostro mister può permettersi anche questo. Di certo non vi annoiate, Andrea, prima della partita? Vi sorprende forse anche voi spesso Rigoli? Certo, ci tiene sulle spine fino a 2 ore prima della partita, quindi tutti siamo ben carichi. Chiudendo la parentesi su questa scelta, diciamo, la cosa che ha sorpreso forse maggiormente è che questa scelta sia arrivata in una trasferta impegnativa come quella di Capodorlando, come è stata giudicata anche da Pino Rigoli in conferenza sabato. Ma spesso le trasferte comunque dell'Acragas tengono anche grandi sorprese da un punto di vista tattico, con Rigoli che va ad affrontare effettivamente la partita in maniera spesso anche molto così interrogativa per chi è profano e guarda da fuori, ma poi effettivamente i risultati stanno dando grandissima ragione a Pino Rigoli. Un Acragas che adesso ha vinto la 6ª partita consecutiva, Andrea, da aggiungere anche quella in Coppa, insomma, dei risultati che in questo momento vi stanno dando grandissima fiducia. Se voi doveste guardarvi allo specchio in questo momento, cosa vedreste, cosa vedete? Una squadra forte che giornata dopo giornata cresce sempre di più e fa vedere a tutti il suo vero valore, perché comunque abbiamo una sconfitta in più del Savoia. E comunque è una sconfitta arrivata a Cava dei Tirreni, comunque in una partita che ricordo persa malamente in 9 uomini, dove in 10 meritavamo anche secondo me di vincere la partita. Quindi vedo, se ci guardiamo allo specchio, secondo me vedo una squadra forte che può fare delle cose importanti in questo campionato. E rimangono effettivamente grandi i rimpianti, nonostante ci sia ancora tantissimo da giocare, perché effettivamente sono 3 i punti che stanno facendo la differenza in questo momento. Quindi una vittoria vedrebbe l'Acragas esattamente allo stesso cammino mostruoso che ha fatto il Savoia, altrettanto mostruoso quello che sta facendo l'Acragas. Prima di procedere con la visione della nostra maxi clip dedicata agli altri gol della Serie D, un brevissimo stacco pubblicitario. Ci vediamo fra pochissimo. Eccoci tornati, prego a Gigi di mandare in onda appunto la maxi clip con gli altri gol del girone I della Serie D. Prego Gigi.
Eccoci qui tornati in studio. Ecco, adesso preme ricostruire un po' quella che è stata la querelle che ha visto coinvolto Silvio Alessi in prima persona con la conferenza stampa indetta venerdì mattina. In estrema sintesi, Davide, possiamo dire che c'è stata una polemica riguardante lo stadio Seneto. Alessi si è rivolto principalmente ad un'unica persona, cioè il sindaco di Agrigento, tra l'altro lanciando anche quella che può essere una provocazione, tra virgolette, ma con una sua intensità, trasferire la squadra e andare a giocare in casa o ad Caltanissetta o a Gela. Si è aperta tutta una polemica che ha visto coinvolto anche il città di Agrigento, oltre che al sindaco Zambuto. Adesso andremo a sviscerarla in maniera più approfondita. Intanto direi appunto per completezza di ascoltare quella che è l'ampia intervista che abbiamo realizzato noi di Teleacras, presidente Silvio Alessi. Prego la regia. Una presa di posizione netta nei confronti del sindaco Marco Zambuto, ecco, spieghiamo un po' le ragioni. Ma guarda, noi sicuramente non avremmo voluto oggi convocare questa conferenza stampa, perché anzi l'avremmo voluta convocare per parlare di altro, avremmo voluto parlare di una squadra che è seconda in classifica del campionato di Serie D, di una società seria che sta dando tante soddisfazioni alla città di Agrigento, di una tifoseria veramente all'altezza della situazione e di tutto quello che sta portando ad Agrigento il calcio con una grande gioia in tutta la città. Purtroppo mi trovo qui ancora una volta dopo anni di promesse non mantenute da parte dell'amministrazione comunale a dover recriminare ed elemosinare le cose che a noi spettano di diritto. Noi abbiamo investito in questo mando erboso del campo dello stadio Seneto su invito del sindaco e su promessa del sindaco, che avrebbe giocato solo l'Agras in quanto prima squadra di Agrigento. Abbiamo investito la somma di 25.000 euro per rifare il mando erboso e la manutenzione che doveva toccare all'amministrazione comunale. Ci è stato assicurato, dopo centinaia di discorsi e decine di incontri, che avremmo dovuto fare, se facciamo i lavori, Agrigento giocava sullo stadio solo la squadra della prima squadra dell'Agras. Questo non è successo, perché il comune di Agrigento dà per giocare anche ad altre squadre che legittimamente hanno il diritto di farlo, l'uso dello stadio del Seneto, minando la stabilità dello stadio, perché noi ogni volta che giocano altre squadre dobbiamo andare a fare, oltre ai lavori di manutenzione e di ripristino che abbiamo fatto, anche dei lavori di ripristino per le partite che dobbiamo giocare in casa. Questa è una cosa che a noi non sta più bene. Noi vogliamo che il sindaco assuma le sue responsabilità sulle promesse fatte alla squadra dell'Agras, perché io ricordo che noi non chiediamo contributi, non abbiamo mai chiesto nulla a questo sindaco, abbiamo solo chiesto di farci fare calcio ad Agrigento con dignità e quantomeno darci la possibilità di avere un mando erboso e uno stadio Seneto all'altezza della situazione. Poi ancora potete vedere che siamo con le lampadine, con i fili scoperti, siamo le strutture qua, gli spogliatoi ancora fatiscenti, siamo con i lavori che noi avevamo ulteriormente ordinato alla ditta manutentore di questa struttura, in quanto abbiamo già ordinato la sabbia, abbiamo ordinato i semi per la risema, però io a questo punto ho fermato tutto, perché io non posso costruire e gli altri demolire. Io posso costruire quando le cose restano costruite, quando le cose si devono demolire io devo ricostruire, non ci sta più bene. Quindi io alla luce di queste angrecciose cose, di queste situazioni, e alla luce anche del fatto che siamo sistematicamente presi in giro dal sindaco di Agrigento da 2 anni a questa parte, va bene? Ora noi valuteremo pomeriggio con tutta la dirigenza la possibilità di portare questa squadra a giocare fuori da Agrigento. Ci sono veramente città tipo Gela e Caltanissetta che sarebbero felici e onorate di avere una squadra di calcio da poter, la domenica, ospitare la domenica. Noi invece l'unica persona, anzi la prima persona che dovrebbe essere accanto a noi per i sacrifici che facciamo, per i sacrifici economici, per i sacrifici personali che noi facciamo per dare lustro al calcio ad Agrigento, sta facendo di tutto per farci scappare da Agrigento e metterci in bastone a fare ruote. Questa è una cosa che noi come dirigente non possiamo più sopportare, quindi prenderemo le nostre decisioni a discapito di chi purtroppo ama questa città e ama questa squadra. Silvio Alessi dice con estrema fermezza, anche con forza,
Il sindaco Zambuto in estate ci ha promesso di avere il campo in esclusiva in cambio di opere manutentive. Allo stesso tempo il città di Agrigento dice inizio anno, il sindaco Zambuto ci ha dato sulla carta la possibilità di disputare i match casalinghi allo stadio Seneto. Prego Presidente Grado, ha tutta la possibilità di esprimere le sue ragioni. Bene, iniziamo col dire che anche noi cioè, fa piacere giocare allo stadio Seneto, anche perché i ragazzi ci tengono tantissimo. E ci dispiace sentire queste cose, perché si parla di promesse fatte dal sindaco all'Agregas, eccetera, eccetera, eccetera. Però vedo che alla fine si vuol scaricare qualche cosa, qualche responsabilità anche a noi soltanto perché abbiamo il piacere di giocare ad Agrigento allo stadio Seneto. Bene, tenuto presente tutti questi discorsi che sono, non so come definirle, ma ci interessano fino a un certo punto, nel senso che noi non siamo contro l'Agregas, anzi siamo, come ho detto un momento fa, dei tifosi dell'Agres, sostenitori dell'Agres, e quindi noi ci tiriamo fuori completamente. Da ora in poi andiamo a giocare le nostre partite fuori da Agrigento, andiamo a cercare un altro stadio che ci ospiterà in modo tale da non creare ulteriori attriti per quanto riguarda lo stadio. Fermo restando che noi le cose che ci hanno chiamato a fare le abbiamo fatte, abbiamo l'autorizzazione sia del Comune, abbiamo l'autorizzazione della Questura, eccetera. E per noi, che siamo una piccola società, ogni partita che disputiamo ad Agrigento è pure un investimento economico, nel senso che paghiamo, se prima non effettuiamo il versamento non possiamo giocare all'Seneto. Per dire come ci muoviamo. In ogni caso, tengo a precisare solo una cosa. Noi ad Agrigento abbiamo disputato una sola partita e l'altra, quindi due, sabato scorso. Quindi non è che possiamo aver creato chissà quali danni e chissà quale cose allo stadio. Però, ripeto, siccome noi non intendiamo intralciare in alcun modo l'Agregas, che per noi rimane la prima squadra e siamo ammirati di quello che sta facendo e gli auguriamo tutto il bene possibile e immaginabile, anzi magari arriva a fine anno e raggiunge l'obiettivo che è la promozione, saremmo ben lieti. E noi proprio per questo, per non intralciare questo obiettivo, ci mettiamo da parte. Non ci interessano le varie polemiche, se sono di carattere generale, se sono di carattere politico, non ci interessa. Noi vogliamo divertirci e abbiamo creato una società, che siamo un gruppo di amici, per divertirci la domenica e creare le condizioni ottimali per far disputare le partite tranquillamente ai nostri calciatori. Beh, non è possibile giocare ad Agrigento, noi non ci giocheremo fino a quando la manutenzione dello stadio, come giustamente dicono, non sarà curata dal Comune. Chiaramente noi, essendo una piccola società, non è che possiamo andare a spendere i nostri soldi a fare investimento in uno stadio che non è nostro, ad investire su una struttura pubblica. Una struttura pubblica che è di tutti quelli che fanno sport ad Agrigento. Quindi noi non abbiamo questa possibilità e quindi ci mettiamo da parte. Anzi, questa è l'occasione buona per ribadirlo a tutti, al Presidente Alessi e a tutti gli sportivi di Agrigento. Noi vogliamo favorire, per così dire, la tranquillità dell'Agrigas, e noi ci andremo a trovare un campo che ci ospiterà, speriamo presto.
Una presa di posizione anche abbastanza chiara, quella del presidente Grado, per onor di cronaca, bisogna segnalare quella che è stata successivamente alla querela nata, la risposta del sindaco Marco Zambuto, che tecnicamente ha giustificato il suo comportamento riportando un po' la sua quantomeno possibilità o il suo tentativo di convivenza di diverse realtà all'interno della di Agrigento e all'interno di una struttura come quella dell'Esseneto. Davide, sì. Che considerazioni possiamo trarre? A volte non si può accontentare tutti. Sì, bisogna accontentare tutti, ma innanzitutto questa situazione è l'ennesima che mette in risalto la difficoltà che hanno le società sportive ad Agrigento di fare sport. Chiusa questa piccola parentesi che se no si dilungherebbe un po' troppo. Secondo, penso che si ci focalizzi troppo sulla questione del campo, che come ha detto giustamente Alessi ci sono anche altre problematiche riguardanti la struttura dell'Esseneto un po' fatiscente. Parliamo della tribuna stampa, parliamo della sala stampa, parliamo anche degli stessi spalti, comunque una struttura che ha bisogno di tanta manutenzione e che negli anni non è assolutamente, cosa che negli anni non è assolutamente avvenuta. Di sicuro non è tutta colpa del città di Agrigento, hanno anche loro diritto di fare sport, la presa di posizione del presidente Grado è una cosa onorabile al mio parere, di sicuro qui adesso bisognerà vedere quale sarà la posizione del sindaco, anche perché l'Acragas, ricordiamoci che adesso si allena a Fontanelle, prima si allenava a Palma, quindi anche loro hanno i loro disagi. Prego, Presidente, vuole aggiungere qualcosa? Sì, volevo riprendere un attimino le ultime parole. Per fare chiarire una cosa, noi non abbiamo mai chiesto di allenarci all'Esseneto. Questa è una notizia che è uscita fuori, non so come. Noi ci alleniamo a Comitini, ci troviamo benissimo, siamo bene accetti e quindi non abbiamo alcun interesse. Come abbiamo anche specificato, siccome noi abbiamo ragazze e persone che lavorano e ci alleniamo la sera. E l'Esseneto sarebbe impossibile. La sera è senza illuminazione. Quindi è impossibile chiedere una cosa del genere. Quindi chiariamo anche questo ad onore della verità. No. Perfetto, abbiamo chiarito anche questo punto e spero che i nostri telespettatori da casa abbiano la questione chiara a 360 gradi a questo punto. Io appunto, sempre in onore per i nostri tifosi e per chiarire maggiormente la situazione, comunico di avere in questo momento al telefono in diretta il nostro Giuseppe Gambino, l'attaccante del Brindisi. Giuseppe, ci senti? Ci puoi sentire? Forse no, non Giuseppe. Ancora. No, eccolo, Giuseppe, ci senti? Sì, vi sento, buonasera a tutti. Ciao Giuseppe, buonasera a te. Qui in studio abbiamo anche un tuo amico che è Luca Stagnito che ti vuole salutare, forse ti vuole dire qualcosa, Luca. No, ti saluto Giuseppe. Grande Luca, un abbraccio a te. Ecco, sempre molto colloquiale. Giuseppe che ad Agrigento ovviamente ha, oltre alle sue radici, ha anche un grande attaccamento per la città. Tra l'altro fa poco meno di 10 giorni verrai qui ospite in un match fondamentale che sarà quello di Coppa Italia tra Acragas e Brindisi. Anzitutto Giuseppe, per i tifosi che ci ascoltano, io direi un po' anche di fare chiarezza su quelle che sono state le notizie uscite in settimana, su alcune tue dichiarazioni. Ti lascio la parola. Sì, grazie. Allora, no, io semplicemente avevo comunque parlato che quest'estate avevo fatto di tutto per rimanere, perché dopo la scorsa stagione avevo voglia di ritrovare stimoli e comunque voglia di giocare, e allora avevo pensato che magari la miglior parte era iniziare a casa, quindi era crescendo. Però poi purtroppo magari non si è trovato l'accordo e sono andato a Brindisi e semplicemente avevo detto che in un futuro prossimo sarei onorato di indossare questa maglia, perché comunque è la maglia della mia città. Però magari qualcuno forse ha capito male, del tipo che io a tutti i costi volevo andare via a dicembre e scendere. A tutti piacerebbe, ripeto, indossare la maglia della loro città, però magari per come stanno andando le cose a Brindisi, per il rapporto che si è creato, magari adesso a dicembre è veramente difficile, perché mi hanno accolto in una maniera incredibile, sto davvero bene. Anche noi stiamo lottando per vincere il campionato con un grande gruppo, nonostante magari sulla carta non siamo la squadra più forte. Però su quello non mi nascondo, ho fatto dire che in un futuro sarei onoratissimo di indossare questa maglia, perché, ripeto ancora una volta,
anche in centro a casa mia, quindi sarà oltre uno stimolo in più a difendere da altre parti. Comunque è una maglia che la sento col cuore, quindi chi non vorrebbe giocare? Tutto qua. Tu tra l'altro, Giuseppe, stai facendo un campionato straordinario, sei il capocannoniere del girone H della Serie D, nonostante una squalifica, in questo momento sei fermo per 3 giornate, ti ha fermato il giudice sportivo, quindi sicuramente sarai titolare contro l'Akragas mercoledì prossimo. Sì, infatti purtroppo ho preso queste 3 giornate che tra virgolette mi hanno rovinato un po' il campionato, perché ieri abbiamo perso fuori casa e quindi magari con la mia presenza tra virgolette avevamo un'opportunità in più per mettere in campo magari 2 o 3 attaccanti per recuperare la partita, però purtroppo qualcuno forse mi voleva fuori e mi hanno dato un'espulsione ingiusta, quindi mercoledì vengo qua da Agrigento e giocherò titolare, e già adesso inizio a sentire un po' l'ansia, la tensione, che alla fine è una cosa positiva, però già questo specifica il fatto che a distanza di più di una settimana già sento questa partita, anche se sarà una partita di Coppa Italia, però per me è la prima volta che gioco contro l'Akragas e quindi sarà un'emozione unica, anche perché sicuramente in tribuna ci saranno amici, famiglia e tante persone che mi hanno sempre seguito in questi anni, quindi sarà, ripeto, un'emozione bellissima. Guarda, ti facciamo sentire ancora di più il profumo del match, perché abbiamo ospite in studio anche Andrea Zelletta, portiere dell'Akragas, che negli ultimi turni di Coppa Italia ha giocato titolare, quindi con ogni probabilità difenderà i pali dell'Akragas. Sarà un duello anche molto interessante, Andrea, per quanto ti riguarda. L'ho conosciuto ieri sera. Sì, sicuramente. Io lo conosco a Giuseppe come giocatore, comunque so che è un ottimo attaccante. Mercoledì lo affronteremo e cercherò di fare il meglio per vincere questa partita e per non farlo segnare casomai. Giuseppe, noi siamo di parte, ovviamente ti auguriamo il meglio a partire da mercoledì prossimo. Sicuramente ci potrai capire, ci potrai perdonare. Solo uno magari. Ci potrei perdonare per questo, no Giuseppe? No, ci mancherebbe, comunque è giusto che ognuno ti fa per la squadra dove in questo momento sta giocando, ed è giusto così, ci mancherebbe altro, è normale. Che io alla fine, io anche a me stesso dico che sarà difficile, perché dovevo giocare contro le emozioni, non solo contro l'Akragas. Se tu dovessi segnare, Giuseppe, esulterai? Ti chiedo, faccio una domanda retorica. Non mi viene, già ci sto pensando anche adesso, non mi viene, perché ti ripeto, giocherò contro 2 squadre, una è l'Akragas e una sono le emozioni, perché sono la mia città, quindi sarà difficile. Ecco, ti faccio un'ultima domanda e poi ti congedo e ti ringrazio ovviamente per la tua estrema disponibilità. Stai seguendo, immagino, l'Akragas sicuramente, fa parte di un altro girone rispetto al tuo, ma comunque sta facendo un campionato straordinario. Te l'aspettavi? Che giudizio puoi fornirci in proposito? Beh, guarda, allora, io ho fatto parecchi campionati di Serie D e ne ho vinti anche 4, nonostante sulla carta non eravamo più forti, però dico sempre una cosa, che nel momento in cui costruisci una squadra, sì, devi mettere dentro magari qualche nome importante, però non è la cosa principale, devi cercare di fare una squadra prima di uomini e poi di giocatori. E io, vedendo le persone che l'Akragas stava prendendo, sapevo che comunque stavano prendendo degli uomini, ripeto. E hanno creato un gruppo bellissimo, per quello che mi dicono i ragazzi che conosco, Vedi Chiavalo, Astarita, Buonaffini, mi hanno detto che sono un gruppo fantastico, e quindi secondo me la propria forza è questa, può essere un gruppo unito, coeso, e questo fa sì che alla fine magari porti risultati come sta succedendo adesso. Quindi la stessa cosa anche a noi a Brindisi, non siamo la squadra più forte, però nello spogliatoio siamo un gruppo eccezionale, e questo fa sì che magari con la domenica, quando scendi in campo, dai il massimo anche per il compagno che è a fianco in quel momento. Quindi ti ripeto, la differenza è questa. Io mi aspettavo che loro facessero un grande campionato. Ti ringrazio Giuseppe, sei stato gentilissimo, ti auguriamo il meglio e confermiamo a partire da mercoledì sera, ovviamente. Grazie mille di essere stato grazie con noi. Voi. Ci vediamo ad Agrigento allora. Perfetto, grazie a voi, un abbraccio e in bocca al lupo. In bocca al lupo a te Giuseppe, ciao. Grazie.
Davide, sembra che parli, adesso ovviamente ha spento tutte le polemiche, sembra che parli da prossimo giocatore dell'Acre. Sì, vabbè, l'attaccamento alla città della maglia, come abbiamo potuto sentire, c'è ed è forte. Piacerebbe un po' a tutti, certo il dualismo acceso in estate, ne parlavamo anche due puntate fa con Saraniti, ha forse alimentato questa speranza. Magari nel futuro, anche se Giuseppe Gambino, come abbiamo potuto leggere nelle scorse settimane, è stato accostato anche a squadre di Serie C, Serie B, quindi sarà un futuro roseo in ogni caso per Gambino. Sicuramente per quanto riguarda l'organico, in questi giorni anche le dichiarazioni di Ernesto Russello hanno riportato quella che è la volontà dell'Acregas, cioè di implementare la rosa, quindi nessuno andrà via a partire da gennaio, secondo le parole di Ernesto Russello, a meno che non lo richieda espressamente, ma verranno solo rimporsi. Sicuramente, quasi sicuramente, si rimpiazzerà Cocuzza e quindi verrà acquistato un attaccante. Un centrocampista, magari si parlava. Secondo te cosa ha bisogno l'Acregas, Davide? Sicuramente ha bisogno dei giocatori, cioè non ha bisogno nulla, si può dire, però secondo me degli innesti forse serviranno al mister per maggiore sicurezza, magari nei momenti difficili che nel campionato potranno venire. Andrea, chiedo a te, che ovviamente vivi lo spogliatoio all'interno. Giuseppe Gambino ha anche speso parole su quello che si respira all'interno dello spogliatoio. Tu puoi confermare questa particolarità del gruppo Acregas quest'anno? Sì, assolutamente, perché comunque, come ha detto prima Giuseppe Gambino, non, in una squadra non sono importanti solo i nomi, ma è importantissimo il gruppo, e comunque nel nostro spogliatoio c'è un'armonia, una bella armonia, siamo tutti uniti, abbiamo formato un buon gruppo, ci siamo, diciamo, ambientati subito, e comunque questo anche merito alla città, a un pubblico importante, al calore delle persone, diciamo un mix di cose positive che portano a fare bene, a farci diventare un gruppo sempre più unito e più compatto. Russello ha detto non andrà via nessuno a meno che lo richieda espressamente. Tu resterai all'Acregas fino a fine stagione? Sicuramente, sì. Ecco, ci fa piacere anche a noi. Ormai ci siamo sbilanciati su mercoledì, quindi dovrai mettercela tutta per lasciare inviolati i pali della tua porta. Luca Stagnitto, come valuti le parole di Giuseppe Gambino, tu che lo conosci in maniera sicuramente più approfondita? Ma Giuseppe, sia dentro che fuori dal campo, è una persona molto umile, molto corretta, quindi quello che dice credo in pieno, perché è una persona molto responsabile, sa quello che dice. E a proposito di che qualcuno l'abbia frainteso, i giornalisti, che nessuno me ne voglia, è la carta stampata, perché anche ieri su quello che è successo a Castel Termini, dopo 20 minuti che era successo, che quello che poi vi racconterò, praticamente hanno detto che era stata sospesa per rissa la partita. Ora, io dico anche questa cosa, per questo credo a Giuseppe, per queste parole che ha detto lui, perché è stato frainteso. Solo Giuseppe, l'Acregas, il Brindisi sanno quello che vogliono, quindi io credo alle persone e alle cose che sento dire e che vedo, non che quello che sento così a 20 km o a 100 km di distanza. Rispetto perfettamente la tua posizione, ma per deformazione professionale spezzo una lancia a favore dei giornalisti, perché no, no, vabbè, non era troppo una cosa, questa professione, no, no, certo, assolutamente non era una cosa sul personale, sì, ieri ho visto questa cosa. Purtroppo spesso capita, le parole comunque di Giuseppe sono state abbastanza chiare, quindi importante, sì, sempre, sì, insomma, è normale che Giuseppe, anche se di Raffadale è agrigentino, diciamo, sta sempre qui ad Agrigento, è normale che ha tanti amici, la famiglia qui, quindi certo, chiunque non voler giocare. Tra l'altro, perché l'Acregas, non dimentichiamo che è la quinta squadra siciliana per importanza nelle categorie dopo Palermo, Trapani e Catania, Palermo e Trapani, diciamo, cioè il Messina in Lega Pro e poi c'è l'Acregas. Sì, quindi il blasone quest'anno si sente ancora. Quantomeno da un punto di vista classifico. Sì, di classifiche, sì, di categorie, quindi è una squadra abbastanza blasonata. E poi si sa, noi siamo campanilisti, quindi per forza di cose ci fa piacere vederla sempre, sempre più in alto. Allora, io direi a questo punto di procedere con quella che è l'analisi della prossima giornata. Fra poco confronteremo la schedina che abbiamo giocosamente realizzato la scorsa settimana con i nostri pronostici, e realizzeremo la prossima con i nostri ospiti studio. Anzitutto prego Gigi di mandare in onda la clip realizzata da Davide Saia sul prossimo match dell'Acregas. La marcia dell'Acregas riparte dall'Esseneto.
I giganti di Pino Rigoli, dopo la larga vittoria esterna contro l'Orlandina, sono attesi dalla sfida che li vedrà opposti al Città di Messina. Quasi un testacoda tra due squadre distaccate in classifica da 12 punti in favore dell'Acragas. I giallorossi sono guidati da Gaetano Di Maria, messinese classe 65. Nella stagione 2011-2012 ha guidato l'Interreggio alla vittoria del campionato di Serie D. Tecnico esperto e grande conoscitore della categoria, avendo guidato anche Adrano, Nissa, Giarre e ACR Messina. Di Maria predilige il 4-3-1-2. I peloritani, lontano dal celeste, hanno un bilancio di 2 vittorie, un pareggio e 2 sconfitte. Il miglior marcatore stagionale dei messinesi è Vincenzo Manfrè. L'attaccante palermitano, classe 92, ha realizzato 4 reti in questo scorcio di stagione. Andrea Saraniti e Roberto Assenzio, perni dello scacchiere di Pino Rigoli, saranno gli ex della sfida, avendo militato nella scorsa stagione tra le fila giallorosse. Gli agrigentini, che sembrano aver trovato la giusta quadratura e la concretezza necessaria in tutti i reparti, cercheranno quindi di sfruttare il fortino casalingo per continuare la caccia al Savoia e alimentare i sogni e la passione di un'intera città devota al bianco-azzurro. E leggiamola a questo punto la prossima giornata del campionato di Serie D. La 12ª sarà e vedrà appunto l'Agropoli ospitare in casa la Vibonese. L'Acragas affronterà appunto il Città di Messina, mentre il Pomigliano ospiterà la Batti Pagliese. Cavese Noto, Due Torri Licata, Interreggio Orlandina, Rende Nuova Gioiese, Savoia Ragusa e Torre Cuso, Comprensorio Montalto chiuderanno il turno. A questo punto che pregherei la regia, prima di procedere con la lettura dello scorcio della nostra schedina della scorsa settimana, con il prossimo avversario invece, della diretta avversaria in questo momento dell'Acragas, il Savoia. Prego la clip sempre di Davide Saia. Il Savoia torna in Sicilia per sfidare il Ragusa e la Cabala. Unico precedente nell'isola in questa stagione ha visto i campani sconfitti nel 2-1 incassato tra le mura del Noto. I biancorossi, che in settimana conosceranno gli ulteriori sviluppi della vicenda giudiziaria che ha visto finire in manette il presidente Lazzaro Luce, hanno dimostrato di essere impermeabili alle vicende extrasportive, riuscendo a superare l'ostacolo Batti Pagliese. Ma la capolista del girone I nell'ultima giornata è riuscita ad ottenere 3 punti a fatica tra le polemiche dei padroni di casa, che recriminavano un rigore non concesso. E da questo episodio sono scaturite vibranti tensioni che hanno rischiato di sfociare in violenza. Mister Luigi Squillante dovrà fare ancora a meno di De Liguori, faro del centrocampo dell'11 di Torre Annunziata, ma può contare sull'affidabilità del 4-3-3 e su una squadra esperiente che riesce sempre a venire fuori anche dalle situazioni più difficili, grazie alle potenzialità dei singoli. Per il Ragusa si preannuncia una vera e propria missione impossibile. Il 5-3 incassato a domicilio dalla Cavese testimonia il difficile avvio di stagione dei ragusani. Gli Blay, che in questo campionato hanno un bilancio di 8 sconfitte su 11 partite disputate, si affideranno al classico 4-4-2, disegnato da mister Sorrentino. Miglior marcatore tra i siciliani è Raffaele Romano, centrocampista napoletano e classe 93. Ha già trovato il gol per 3 volte in questa stagione. Ai siciliani, terz'ultimi a 5 punti in classifica, servirà molto più della Cabala per interrompere il periodo negativo e per fare un regalo a Pino Rigoli, indimenticato leader di quel Ragusa macina vittorie in eccellenza poco più di 2 stagioni fa. E ricordiamo che quelle partite che sono tecnicamente considerate un po' materasso sono assolutamente da escludere. La Roma insegna nell'ultimo match in Serie A con il Sassuolo che nulla è scontato. Andrea, come vedi la prossima giornata, prima di pronosticarla giocosamente? Beh, comunque ogni partita ha una storia a sé, quindi c'è da aspettarsi di tutto. Noi dobbiamo affrontare il Città di Messina, che comunque è una squadra siciliana, quindi è un derby. Esatto. E comunque non dobbiamo mai sottovalutare l'avversario, bisogna affrontare le squadre tutte allo stesso modo, come se stessimo giocando sempre contro la prima in classifica, e vincere, questo è l'importante, è l'unica cosa che conta. Ancora mancano alcune partite, Andrea, per chiudere il giro di boa, diciamo, e averle affrontate tutte. Fino a questo momento qual è la squadra che più ti ha sorpreso e qual è il giocatore che forse più ti ha stupito rispetto agli altri? Beh, allora, le squadre che mi hanno sorpreso di più forse sono le squadre campane, perché sono tutte ostiche da affrontare e ogni trasferta è sempre difficile. E
forse il giocatore che mi ha impressionato di più è che contro di noi non ha fatto diciamo quello che lui sa fare, però secondo me è l'attaccante della Cavese, De Rosa. Sì, Claudio De Rosa, che noi ricordiamo anche un po' tristemente. Segna il gol che nella finale playoff decretò appunto la promozione della Cavese in Serie D, mentre l'Acragas rimase in eccellenza, un rigore all'80esimo allo stadio Esseneto, che fatichiamo un po' anche a ricordare. Mentre invece ci ha anche particolarmente impressionato noi Pascu. Cosa ci dici dell'attaccante della Nuova Gioiese? Ha anche fatto gol, se non sbaglio. Sì, al 94esimo, sì. Ci ho giocato, quando è stato? 2 settimane fa in Coppa Italia, e comunque è un attaccante importante, ha una struttura fisica e una forza impressionante. Ha impressionato anche Sasa Starita, che comunque è un difensore che non è piccolino, diciamo. Strutturalmente impressionante. Comunque se lui, diciamo, facesse più gol sarebbe meglio, però corre per 3 giocatori, ha una forza impressionante, secondo me è un ottimo attaccante per questa categoria. Speriamo bene che la partita col Cittadino finale decidono quelle leggi del calcio non scritte, ovvero le leggi degli ex, e come dicevo prima hanno 2 ex importanti del Cittadino Messina nelle file dell'Acragas, appunto Saraniti e Assenzio, quindi chi lo sa, speriamo bene. Magari si ripropone la doppietta di Saraniti e il gol di Assenzio come ieri. Io direi, Gigi, mandiamo in sovraimpressione i risultati di quest'ultima giornata. Andiamo un po' a capire se la scorsa settimana il nostro profeta Siamo stati indovinato. Un po' tutti i profeti, no? Così, vediamo com'è andata. No, questa è la classifica, perfetto, i risultati. Ecco qua, abbiamo un Battipagliese Savoia che è finito 0-1. Fussaia a fare il pronostico la scorsa settimana. Avevo pronosticato un pareggio. Un pareggio ed è arrivato speranzoso. Quindi già una l'hai sbagliata, sì. Davide. Città di Messina 2 torri avevo pronosticato io, Dario Piparo, un 1 e ho sbagliato perché è finita 1-1 tra Città di Messina e 2 torri. Il nostro Andrea De Rossi aveva pronosticato un X tra Comprensorio Montalto e Pomigliano e ha indovinato in pieno, quindi 1-1 il risultato finale. Sempre De Rossi aveva pronosticato il 2 tra Noto e Agropoli, che invece è finita 1-0, quindi anche un errore per De Rossi. Io avevo pronosticato la vittoria dell'Acre, che se modestamente l'ho indovinata, mentre Andrea Rizzuto, una l'ha indovinata, però era facile, tra virgolette. Hai dimenticato la Nuova Gioiese contro il Torre Cuso. Adesso arriviamo, tranquillo. Era l'unica gioia che avevo indovinato. Va bene, allora diciamola subito. Sai, ha indovinato l'1 della Nuova Gioiese in casa contro il Torre Cuso, quindi per lui un gol di Pascu. Mentre invece De Rossi aveva dato il 2 dell'Interreggio a Vibo Valentia, invece si è fermato sul pareggio. Rizzuto aveva dato un 1X dell'Icata, che effettivamente ha vinto 1-0, mentre invece ha sbagliato il pronostico del Ragusa, che aveva dato vincente contro la Cavese, invece ha perso 5-3. Quindi diciamo che tutti abbiamo indovinato una partita e ne abbiamo sbagliato. Dobbiamo fare un sistema a -3. Così, infatti. Ma comunque, Davide, devi ancora guadagnarti il soprannome che già vogliamo vincere facile. Adesso vediamo Stagnitto, che fa tanto il fenomeno. Se adesso ci indovini tu qualche pronostico. Io non capisco perché tu mi attacchi sempre ogni volta che vengo. Io attacco sempre le persone. Poco fa per i giornalisti ho detto della carta stampata, no? No, ma... Vabbè, io ti devo dare torto sempre a prescindere. Normale. Comunque io attacco sempre le persone che mi stanno simpatiche. Quindi... Ok, che ha promesso di non fare falli in campo, non fuori. Così infatti, magari fuori si può rischiare. Allora, facciamo un po' di giochi. Pronostichiamo la prossima giornata. Prego la regia di mandare quelli che saranno i risultati. Agropoli Vibonese, io direi di farla inaugurare al nostro Andrea Zelletta. Come finirà secondo te? 1X o 2? Secondo me 1. 1 dell'Agropoli. Acragas Città di Messina la facciamo pronosticare al presidente Grado. 1 fisso. Diamo la palla adesso a Luca Stagnitto, sperando che non la caccia in tribuna come fa in campo. Scherzo, ovviamente. Pomigliano Battipagliese. X2. Vabbè, tu la doppia vuoi giocarti. Ti piace vincere facile, lo hai detto a Rizzo. Allora gioco il 2. Giochi il 2 della Battipagliese. Cavese Noto, Davide Saia. Io vedo un X. 2 torri Licata, io mi gioco un X, secondo me Licata può continuare una striscia di punti. Interreggio Orlandina la ridiamo al nostro Andrea Zelletta. X. X tra Interreggio Orlandina. Rende Nuova Gioiese la passiamo al presidente Grado. Rende che ha 5 punti in classifica, la Nuova Gioiese sicuramente più in alto, quota 21. 2. 2 della Nuova Gioiese arrende. Savoia Ragusa, scusami, perdonami Luca, ma il Savoia è un'esclusiva di Davide Saia.
Guarda, mi affido, come ho detto nella clip, alla cabala e alla sfortuna che porta, per fortuna nostra, la Sicilia al Savoia, quindi dico X2. Diciamo X2 e contro il Savoia la doppia chance te la abboniamo. Luca Stagnetto, chiudi la tua schedina con Torre Cuso o Comprensorio Montalto. Ricordiamo il Torre Cuso a quota 18 punti, il Comprensorio a quota 19. Quindi match veramente tra due squadre quasi di pari livello sulla carta. 1. Per te c'è l'1, quindi fattore campo per te a... Normale, 18 punti, 19, faranno di tutto per vincere. Faranno di tutto per vincere. Benissimo, quindi direi la prossima settimana ovviamente andremo a un po' cercare di capire chi ha indovinato, chi meno. Secondo me Luca Stagnetto le sbaglia tutte. Anche se mi attacchi ti guardo sempre lunedì, dai. Bravissimo, diciamo, continua così. Allora continuerò ad attaccarti sempre di più per avere il tuo ascolto. Davide Saia vedremo appunto se sì. Meriterà insomma un po' di quello che gli diamo, che gli abbiamo intitolato. Procederei con la lettura dei risultati e passerei direttamente, prima di analizzare eccellenza e promozione, con la prima categoria, visto che i nostri due ospiti, Presidente Grado e Luca Stagnetto, sono appunto impegnati in questo campionato. Con una prima categoria che vede una classifica veramente, veramente infuocata, veramente corta e veramente inaspettata, nonostante il Cattolica Heraclea in questo momento si sia leggermente staccato di più. L'Albatros Lercara ha battuto il Milocca Milena per 2-1, Casteltermini Siculiano, match è stato sospeso, adesso ne parleremo con Luca, Ciminna Atletico Corleone 0-1, Città di Agrigento ha battuto il Fanalino di Coda, Nuova Città di Caccamo, con un perentorio e forse più che tennistico 8-2, Città di Giuliana Virtus Bivona 3-2, Prizzi Rocca Palumba 1-1, Reale Unione Cattolica Eraclea 1-1. Nonostante la capolista appunto abbia pareggiato, campeggia in testa a quota 20 punti, seguita appunto dal Casteltermini fermo a quota 16 per la sospensione della partita, Prizzi quota 15, Reale Unione 14, Siculiana anche essa in attesa del responso a quota 13 punti, Corleone e Agrigento a 11 punti, Lercare Milocca 10 punti, Ciminna e Rocca Palomba 8, Città di Giuliana e Virtus Bivona 5 punti, chiude il Nuova Città di Caccamo a quota 0. Luca, cosa è successo? Praticamente al 30° minuto di un derby molto sentito, una partita molto di cartello, succede che un giocatore avversario del Siculiana colpisce con una testata un mio compagno. Allora, come tu ben sai, in tutti i campi colpisce una testata, è normale che si accenda un attimino qualcosina, ma niente di che, perché anche in campo e fuori dal campo siamo tutti amici, quindi è finita lì. L'arbitro praticamente dice che è arrivata una scarpa in campo e ha sospeso la partita per un bolacchino di gomma in campo. Quindi questa cosa io sono venuto anche qua per dire queste cose, perché non è possibile rovinare una giornata di sport per queste cose, perché io vedo che in Serie A, in Serie B, penso che anche Andrea possa confermare, in Serie D, bombe carte, fumogeni, rotoli, cose, penso che le prendono, le buttano fuori e finisce lì. C'è un bolacchino 41 in gomma, che mi hanno detto che era pure 42, hanno visto questa cosa, ha detto così, l'arbitro lo prende e se n'è andato, ci ha lasciati lì tutti, ha fischiato la fine. Abbiamo chiesto spiegazioni, scusi signore, perché ha fischiato la fine? Per me la partita è finita. Ok, se n'è andato, non ha voluto più sapere. Io vorrei capire questo signore, dopo che secondo noi, a nostro parere, ha rovinato una giornata di sport, perché una partita di cartello come quella era giocata, era una bella partita. Il presidente Grado si trovava in tribuna a vedere questa cosa e anche lui può confermare. Adesso lo chiameremo a testimoniare. Perché veramente è successo qualcosa di vergognoso, perché non è possibile sospendere una partita perché l'arbitro vede una scarpa in campo. Cioè, c'è il nostro allenatore Mauro che ha deciso pure, in base alla sentenza che poi sarà il giudice sportivo, di dimettersi. Cioè, gente che fa sacrifici tre volte alla settimana, noi siamo di Agrigento, ci sono ragazzi di Favara, andiamo a Casteltermini, quindi facciamo 100 km, quattro volte alla settimana, tra andata e ritorno, per andarci a allenare, stare tutti insieme. Cioè, ora non capisco come un signore, un arbitro, si permette di sospendere una partita per una scarpa in campo. Non è successo niente, né tra i giocatori e né in tribuna. Quindi, ora io vorrei capire una cosa, il giudice sportivo, che leggesse bene attentamente veramente questo referto, perché non è possibile. Questo è stato, credimi, l'anticalcio. Cioè, noi andiamo lì per divertirci, parliamo di prima categoria, cioè l'indomani si va a lavorare, quindi perché questa gente ha tutto questo potere? Io capisco che noi giocatori molte volte non siamo dei santarellini, perché giustamente tu fai un pallo da rigore, neghi sempre, ok, ci può stare,
Ma loro, questo signore, dal secondo minuto ha detto al nostro capitano e a due giocatori loro: io due minuti e sospendo la partita. Allora scusa, cosa dobbiamo pensare? Una cosa prevenuta? Cioè non è possibile, non è possibile. A 30 minuti dall'inizio, con bambini e donne allo stadio. Cioè non scherziamo, non scherziamo veramente. A questo punto, non è quindi, possibile. In attesa di una pronuncia del giudice sportivo. Ma io spero anche le sorti della partita. Ma certo, ma perché io guarda, no, tu poco fa hai letto la classifica, giusto? Mi riallaccio al discorso di Andrea, cioè noi siamo un gruppo, cioè noi andiamo lì, ci divertiamo, ti immagini tu, non è che tu guadagni, vai lì per divertirti, abbiamo il gruppo e ci ritroviamo lì a 16 punti, secondi, e non si sa ora cosa succede, quindi io spero che veramente riescano a capire e fare un referto delle leggende, perché non è possibile, perché ogni domenica se ne vede una, noi sbagliamo, ma non è possibile, qui lo può testimoniare il presidente in altri campi, cioè non è successo niente completamente a Castelteni. Presidente Grado, lei era presente sugli spalti, ecco, cosa ha visto, che situazione è stata? Sicuramente particolare, che un po' si riallaccia anche a quello che è successo domenica, sicuramente con termini completamente differenti, che è successo nel match tra Salernitana e Nocerina, che ha fatto grandissimo clamore non solo a livello nazionale. Cosa è successo a Castelterni? Ma sono d'accordo con Luca, praticamente è successo poco e niente, nel senso che un contrasto di gioco, un calciatore del Siculiano stava battendo il fallo che non era suo, si è avvicinato un giocatore del Castelterme, non ricordo il numero, e il giocatore del Siculiano gli ha dato una testata, tant'è che quello è caduto per terra sanguinando dal naso. Chiaramente, essendo sotto la tribuna, voi capite che tutto il pubblico gridava, qualcheduno ha perso pure una scarpa, ma non ravvedo assolutamente gli estremi per sospendere una partita. Un arbitro qualunque, senza tanta invenzione, faceva allontanare a tutti, chiamava ai due giocatori, magari gli dava il rosso e continuava la partita, anche perché... Scusami Giuseppe, ma non ho visto nemmeno il cartellino rosso, ce l'avrà scritto sul referto, ma non c'è stato nessun espulso, il mio compagno ha preso la testata, pieno di sangue, tutti l'hanno visto, partita sospesa, cioè ora ti dico, il danno e la beffa non è anche, possibile questa anche cosa. Perché onestamente devo dire che era una bella partita con due squadre che stavano giocando abbastanza bene, quindi non è che c'era prevalenza dell'uno o dell'altro, due squadre che stavano giocando per cercare di vincere, sia l'una che l'altra, quindi è stata una partita così falsata, non si capisce perché, anche se ad onor del vero, devo essere sincero, in questi casi molto spesso l'ultima parola la dice sempre l'arbitro e quindi tutto quello che scriverà non sappiamo cosa, ma sono sicuro che quello che scrive lui è il Vangelo, tutto quello che diciamo noi sono parole al vento. Tra l'altro domenica prossima ci sarà proprio lo scontro diretto tra voi due che siete seduti, quindi città di Agrigento, sì, e Casa Termini. Il problema è il presidente, campo. Dove si giocherà? Sicuramente non all'Esseneto, l'abbiamo capito. No, al di là, adesso al di là di tutto, che ovviamente l'Esseneto lo escludiamo. Bisognerà vedere anche le sanzioni disciplinari proprio che verranno prese. Ma no, giochiamo noi in casa, quindi... No, quindi qualora si decidesse per l'inversione di campo. Ah, ecco, certo, va bene. Beh, comunque sì, non delle ipotesi questo. Che più avanti allora, sul punto di vista sportivo, presidente, città di Agrigento è sicuramente in ripresa rispetto alle ultime partite. No, volevo rispondere un attimino al campo, perché prego, è prego. Fondamentale. Prego, aggiunga. Io ho fatto un'affermazione dove dico che noi non giochiamo all'Esseneto, questo è poco ma sicuro. Ma vi posso anche assicurare che in questo momento non sappiamo dove giochiamo, cioè nel senso che dobbiamo andare a bussare e vediamo quale porta si apre, tanto per essere chiari, non è che già abbiamo certo, un'alternativa, certo. Assolutamente no. Vedremo, valuteremo, cercheremo di trovare un campo che ci ospiterà. Prego. E rimarremo costantemente a seguire insomma le nuove disposizioni e quelle che saranno le novità. Per quanto riguarda il campo, dicevamo di una città di Agrigento sicuramente in ripresa, un inizio completamente al di sotto delle aspettative perché si è creato un organico per primeggiare in questa categoria, è inutile nasconderlo perché oggettivamente i valori dicono questo. In questo momento si sta cominciando a intravedere la potenzialità della squadra. Beh,
certamente non possiamo dichiararci soddisfatti della classifica, però abbiamo cercato di lavorare e abbiamo anche cambiato in corsa alcuni, alcuni giocatori. E adesso, vabbè, la partita di sabato, a mio modo di vedere, non fa testo, però vedo che la squadra incomincia ad avere una propria fisionomia e con l'innesto di questi ultimi giocatori che abbiamo preso ci fa ben sperare per il futuro. Vedremo cosa succederà in seguito. Comunque spero che iniziamo anche dalla prossima partita a fare i tre punti che saranno importantissimi. No, tra l'altro, Presidente, io voglio tornare ai tempi delle scuole elementari e voglio fare la spia con Luca che sorrideva mentre lei diceva che non avete iniziato bene, e lui ghignava e rideva contentissimo. Vabbè, lui attacca sempre. No, Dario, noi cose. Scusa, abbiamo le telecamere a testimonianza. Volevo riallacciare un attimino al discorso di prima. Cioè, perché io si può condannare il gesto? Assolutamente, io non sto dicendo il contrario, però c'erano anche le forze dell'ordine lì. Sì. Nessuno è stato toccato, l'arbitro non è stato aggredito, l'altra squadra se n'è andato salutandoci tranquillamente, perché tra Siculiano e Castel Termini non è successo assolutamente niente. Due belle squadre stavano giocando, ci siamo salutati prima e dopo la partita, dopo 30 minuti, perché l'arbitro ha fatto la magia. Quindi io spero che il giudice sportivo veramente capisca che l'errore questa volta è da parte dell'arbitro e non da parte dei giocatori. Aspetteremo quindi il responso finale. Intanto direi di spezzare un attimo l'atmosfera prima di procedere con la lettura dei risultati degli altri campionati e il seguiamoli, la rubrica curata da Davide Saia, con il commento delle nostre clip che siamo andati un po' a pescare sul web, clip e bloopers e quindi video divertenti del calcio e dintorni. Pregherei la regia appunto di mandare la clip. Questo è uno straordinario portiere giapponese che dimentica la palla, dimentica la palla. Ecco, noi lo rivediamo. Si è giocato il 2. Ecco, vediamo, impazzisce, probabilmente un raptus. Andrea, come lo commentiamo? Non guardare questa parte. Non si capisce. Questo è il campionato in cui milita Alessandro Del Piero, la Hyundai J-League, il campionato australiano che lascia veramente, vi assicuro, delle perle straordinarie. C'è Del Piero e poco altro, direi, a questo punto. Qui vediamo un portiere pesce che viene imbrigliato nella rete, situazioni veramente paradossali. Qui nuovi Cristiano Ronaldo anche in campo con numeri pazzeschi. Tra l'altro questo di togliere la palla dal piede d'appoggio è particolarmente diffusa australiano, qui insomma colpi di mano, situazione abbastanza particolare. Ecco, questa è la finta della quale parlavamo, diffusissima in Australia. Questo invece non me lo ricordo, un gol straordinario sbagliato insomma a un metro dalla porta che penso avrà causato le blasfemie di mezzo stadio. Qua straordinario il gesto del portiere che evita il calcio d'angolo, la regala all'attaccante che sbaglia, insomma la sagra dell'errore. Ecco, rivediamo, dell'orrore. Merita dell'orrore, giustamente puntualizza Davide Saia, merita il replay, mentre quest'altro insomma qui avranno visto il clip di Vidal forse copiato in tutto il mondo. Zappa anche qui, i nuovi Cristiano Ronaldo crescono insomma, non gli era riuscito un numero giustamente, l'hanno sparato come si suol dire Luca dalla tribuna. Forse il polacchino. Qui vediamo la spinta al guardalinee sì, che insomma straordinaria, a Castel Termine avrebbero forse sospeso la partita. E chiudiamo questa splendida sintesi e clip della Hyundai J-League con questo errore finale. Andrea Zelletta, il portiere ballerino giapponese come si spiega? È un po' no, perplesso. Sinceramente non lo spiego neanche io, perché sembra proprio, cioè sembrava un gesto surreale. Effettivamente insomma un po' come Baumann, come abbiamo visto la scorsa settimana, dove ospite era anche un altro portiere, Andrea Rizzuto, e nella Bundesliga, non so se l'hai visto, il portiere che ha sbagliato tre gol su tre errori suoi. Uno peggio dell'altro, tra l'altro. No, questo non l'ho visto. Ecco, rivediamo grandissimo Gigi che ci fa rivedere questo gesto che lascia perplessi. Ha perso la palla. Insomma, veramente... Fatto?
ha perso la palla, ha perso la palla. Tu, ecco, additi la colpa a sostanze stupefacenti, forse prima del match. Non giocava normale, sicuramente. Ecco, non si era messo d'accordo con la questo errore non si vede nemmeno in terza categoria. Ecco, sì, insomma. A questo punto direi con il sorriso di andare a leggere i risultati del campionato di eccellenza. Li legge il nostro Davide Saio. Davide. Sì, la Folgore Selinunte contro l'Atletico Campofranco perde per 0-1. Raffadali Profavara pareggiano per 1-1 e Riviera Marmi vince contro la Parmonval per 2-0. La Rocca Caprileone Alcamo 5-1, San Sebastiano Leonfortese 0-0, San Giovanni Gemini contro la San Cataldese finisce 0-0, Serra di Falco Camarat 0-2, Sport Club Marsala Mazzara 4-1. La classifica vede il Camarat primo a 22 punti, la Rocca Caprileone a 20 punti, l'Alcamo a 19, Leonfortese 18, segue Serra di Falco a 17, Parmonval a 16, Riviera Marmi a 15, Atletico Campofranco con 14, scusate, San Giovanni Gemini e San Cataldese e Sport Club Marsala 12 punti, Profavara 11 punti, San Sebastiano 9 punti, Mazzara Folgore a 8 punti e chiude Raffadali a 3 punti. Prossimo turno, Davide. Sì, Alcamo, Parmonval, Atletico Campofranco, Rocca Caprileone, Camarat, San Sebastiano, Leonfortese, San Giovanni Gemini, Mazzara, Serra di Falco, Profavara, Sport Club, Marsala, Raffadali, Riviera Marmi e chiude San Cataldese, Folgore, Selinunte. Si registra sicuramente il fortissimo calo dell'Alcamo, che era prima in solitaria fino a un paio di giornate fa e che ha perso, insomma, con un risultato importante, 5-1 in casa del Rocca Caprileone, che adesso l'ha scavalcata, quota 20 punti, mentre straordinario campionato del Camarat, Luca, fino a questo punto, in testa solitaria a quota 22 punti. Tu cosa ne pensi della realtà che c'è attorno a Camarat? Ma sicuramente non è la prima volta che il Camarat si ritrova prima in classifica in eccellenza. Ricordiamo che come allenatore è Renato Maggio, una sorta uno che la categoria la conosce abbastanza bene. Di Wenger nel Camarat. Ma anche negli ultimi anni con tanti juniores ha fatto sempre un buon campionato. Quindi non può essere la volta buona per il Camarat, per fare il salto di categoria. Sicuramente. Tra l'altro Camarat che il prossimo match affronterà San Sebastiano che ha 9 punti, quindi insomma tecnicamente potrebbe essere una buona possibilità. Anche il Profavara ha un altro risultato positivo dopo il difficile inizio. Esatto, un pareggio nel derby, tra l'altro ravvicinatissimo contro il Raffadali. Ecco, procederei adesso con i risultati della promozione, con l'Accademia Impedoclina che ha pareggiato contro lo Sporting Club Racalmuto, l'Aragona che ha battuto con un perentorio 4-0 l'Atletico Gela, Libertas Aquila San Michelese 2-0, Real Biscari Ribera 1-4, Sciacca Comiso 1-1, USA Sport Mussomeli 0-2 e proprio il Mussomeli guida la classifica, quota 21, seguita da Ribera a 20, Libertas a quota 19, Calcio Canicati a 14, Sport Club Racalmuto 13, Aragona a 12 insieme all'Accademia Impedoclina, Sciacca e Comiso 11, Giovin Santa Croce 9, USA Sport 7, Atletico Gela 6, Real Biscari 4, chiude l'Aquila San Michelese a quota 1 punto. Davide, ti chiederei adesso di leggere la seconda categoria. Esatto. Sì, il Castronovo batte la Nuova Villa Seta per 3-1, la Chiaramontana Mussomeli, Sporting Nissa finisce 0-1. Il Comunità Frontiera vince contro il Nuovo Campobello per 3-0, mentre la Polisportiva Palma vince per 3-0 contro l'Atletico Aragona e Ravanusa batte il Gymnasium per 3-0. La classifica vede il Comunità di Frontiera 10 punti, la Sporting Nissa 9, Ravanusa 8 e Polisportiva Palma 7. Chiaramontana Mussomeli a 6 punti, Atletico Aragona, Atletico Raffadali e Castronovo a 4 punti, la Nuova Campobello a 2 punti, il Nuovo Villaseta a 1 punto e chiude il Gymnasium a 0 punti. Mentre la Fortitudo Moncada Agrigento ha battuto il basket Recanati per 88-72, quindi uno scarto importante di 16 punti per la formazione agrigentina che a questo punto comincia a migliorare, a implementare i punti in classifica. Adesso sono 6, si trova super giù a metà classifica, al nono posto. Comunque in testa ci sono la Paffonio Megna, la Mobit Ferrara e il Ravenna a quota 10 punti, mentre l'Acragas Volley continua con il suo cammino straordinario, vincendo anche questo match, il quarto su 4 partite praticamente contro la formazione ospite dell'Orizzonte, battuto per 3-1, e l'Acragas appunto Volley guida il campionato a 12 punti insieme alla Polisportiva Maldera a quota 12, segue poi il Marsala a quota 10. Davide, un flash sul Seguiamoli, che giocatore che abbiamo subito questa settimana? Questa settimana è sceso in campo solamente Desiderio Garufo, visto che la squalifica di Giuseppe Gambino,
Gaetano Monachiello non hanno giocato ovviamente. Il Brindisi, come ha detto Gambino, ha perso per 2-1, mentre il Cercle Bruges ha vinto, terza vittoria consecutiva, che proietta la squadra belga al metà classifica. Mentre per quanto riguarda il Trapani, Desiderio Garufo, Desiderio gioca per 90 minuti nella sfida del Barbera contro il Palermo, persa per 3-0. Desiderio viene avanzato da esterno di centrocampo, rischia di fare un gol quasi rocambolesco nei primi minuti, sbagliando un passaggio, ma finisce 3-0 e il Trapani è in crisi di risultati. Benissimo, io direi a questo punto anzitutto di salutare i nostri ospiti che gentilmente ci hanno degnato della loro presenza, soprattutto Luca, insomma, ci ha degnato della sua presenza. Grazie mille, simpaticissimo Luca Stagnito, buona serata. Grazie a voi, buonasera a tutti. Grazie mille al presidente della città di Agrigento, Giuseppe Grado. Grazie, buonasera a tutti. E grazie mille anche al portiere dell'Acre, Cassandrea Zelletta. Grazie a tutti, buonasera. In bocca al lupo a tutti voi, grazie al nostro collega Davide Saia. A lunedì. Grazie anche a tutti coloro i quali ci hanno coadiuvato con questa trasmissione, grazie a voi telespettatori, a lunedì prossimo.